saremo con Christian Brocchi. Buonasera, ben trovato, pronto Buonasera. Per affrontare la preparazione in vista della prossima stagione in Serie B del Monza dopo aver festeggiato. Grazie per aver accettato il nostro invito. E poi Ciro Ferrara. Buonasera. Sempre presente, Ciro. Buonasera. Massimo Callegari, che ci ha raggiunto direttamente da San Siro. Massimo. Sì, sì, sì. Buonasera a tutti. Graziano Cesari qui. Alla Bar Room. Buonasera. Per tutti gli episodi. Ciao Graziano. Ciao, anche buonasera. A te. Claudio Raimondi non manca mai, perché quando è estate è anche calciomercato. Ciao Claudio. Ciao Giorgia, ti anticipo solo che ci sarà un grosso nome accostato al Napoli, ci stiamo lavorando. Va benissimo, allora partiamo subito con tutti i gol, partendo da quelli dell'Inter, quello dell'Inter che è stata sconfitta in casa dal Bologna. Le emozioni della giornata, senza respiro, tutte le emozioni, tutti i gol, li vediamo. La Juventus post lockdown in Serie A è l'unica squadra ad essere stata continua, 4 vittorie su 4. Tra l'altro sembra che si diverta anche di più, te l'aspettavi così? Me l'aspettavo, perché è una squadra forte, una squadra che è composta da tanti giocatori bravi, di personalità, che sono abituati a vincere, quindi nei momenti dove serve sicuramente hanno un qualcosa in più. Conosci molto bene Gattuso tu, Christian, hai condiviso lo spogliatoio con lui per diverso tempo, vincendo tanto. Secondo te Insigne è la vittoria di Gattuso, che ha creduto in lui, anche oggi non lo ha fatto uscire dal campo e ha disegnato questa altra pennellata? Io direi che è una delle vittorie, nel senso che in questo momento secondo me Rino ha fatto un lavoro ottimo dal punto di vista proprio dell'empatia con il gruppo, del fatto di saper tirare fuori qualcosa di importante da giocatori che magari avevano scarse motivazioni o avevano qualche problema personale. E quindi il lavoro più grande è stato fatto lì, oltre ad aver messo in campo a livello tattico anche una squadra che sa gestire le partite. Un mix di ingredienti che stonano per questa Inter, perché Christian è diversa rispetto a quella che ci aspettavamo ad inizio stagione per i risultati che sta ottenendo, secondo te l'Inter? Sicuramente ci si aspettava tutti un Inter che non mollasse fino all'ultima giornata, che desse filo da torcere alla Juve, e questo era un po' quello che tutti ci si aspettava. Ha avuto qualche problema e oggi è un po' l'emblema di quella che può essere una stagione dove magari anche gli stessi giocatori pensavano di appunto potersela giocare fino alla fine, ma qualcosa manca ancora. Una squadra con stile, con classe, con cuore. Crede, combatte. Chi ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince. E la storia continua, Christian, perché il presidente Berlusconi ci crede, Galliani ci crede, l'allenatore Christian Brocchi ci crede, perché il sogno poi è quello di ottenere la promozione in Serie A. Eccoci di nuovo in diretta, presto in Serie A, tra pochissimo vi parleremo della lotta a Scudetto e vi faremo vedere un dialogo che la nostra redazione ha scovato del derby tra Maresca e Errati, quello che si sono detti sul rigore concesso al Torino. Lo scopriremo tra pochissimo, però con te una battuta su quello che è davvero un'esperienza incredibile con l'ambizione che certamente in questo momento è quella di portare la squadra il più in alto possibile. È normale, con una società così, con un presidente come Berlusconi, un amministratore delegato come Galliani, che hanno fatto la storia del calcio italiano, no? Sono arrivati al Milan tantissimi anni fa e le prime cose che hanno detto sono state quelle di portare il Milan in cima al mondo. L'hanno detto, l'hanno fatto e stanno cercando adesso di fare un qualcosa che a Monza non è mai successo, perché il Monza non ha mai avuto la possibilità di giocare in Serie A. Quindi il sogno è quello di portare il Monza in Serie A. Il dottor Galliani è un primo tifoso, Berlusconi si è innamorato di questa realtà. Io ho questo arduo compito che però mi riempie d'orgoglio, perché le sfide mi sono sempre piaciute, quindi la speranza è quella di poter dare una grande soddisfazione a tutti. E possiamo dire che ti sei preso anche qualche rivincita nei confronti dei detrattori che non avevano creduto abbastanza tempo. Poi viene a pensare Inzaghi, a Gattuso. Beh, quest'anno Rino ha vinto la Coppa Italia, Pippo ha vinto il campionato, esatto. Io ho vinto il campionato, quindi io ho sempre detto che c'è bisogno di poter lavorare, c'è bisogno di tempo, e anche i più grandi allenatori hanno bisogno di tempo, figuriamoci quelli che hanno appena iniziato.
È stata una stagione davvero incredibile, ci torneremo e torneremo a parlare anche dei sogni di mercato di Christian Brocchi, poi vedremo quello che si concretizzerà. Torniamo adesso sul duello scudetto. Christian, in questo momento Paolo Dybala è il giocatore più forte, più determinante della nostra Serie A? In questo momento sì, a me piace tantissimo, un giocatore che ha grande qualità, che gioca, sa giocare da solo ma sa giocare anche con la squadra, quindi è un giocatore fenomenale, a me piace da impazzire. Straordinario come sempre Carlo Pellegatti nella sua disamina, tutto merito di Ibra. Innanzitutto, come ti chiamava Pelle quando faceva le telecronache? Argento vivo. Argento vivo, beh. Senti, ma Ibra, il merito di questa scalata del Milan, di questo Milan rivitalizzato è di Ibra? Beh, lui ha dato sicuramente personalità, sicuramente è un giocatore che si prende il peso sulle spalle, probabilmente il Milan aveva bisogno di un giocatore importante come lui che si prendesse un po' di responsabilità e desse anche forza ai giocatori più giovani. Ma qualche volta l'hai sognato al Monza? Perché ne ha parlato anche Galliani e non ha chiuso le porte totalmente. No, ma con loro non si chiudono mai le porte, però in questo momento penso che sia veramente tanto tanto lontano. Claudio, vuoi aiutarci? Vuoi darci qualche informazione in più? Ma so che a Forte dei Marmi oggi ha lavorato intensamente, no? Il dottor Galliani, faccio un nome per la difesa, Bettella dell'Atalanta, insieme a Pazzini, che oltre ad essere un grande giocatore è anche un amico, soprattutto con la Fiorentina, proprio con Mr. Brocchi. Possono essere questi identikit di rinforzo per il Monza? Ma sicuramente cerchiamo giocatori che portino un po' di esperienza nel campionato già fatti, in campionati già fatti. Però cerchiamo anche e soprattutto quello che abbiamo cercato l'anno scorso, ovvero dei ragazzi che abbiano dei valori importanti che poi dopo si trasmettono nel gruppo, perché alla fine non basta il talento, ma per vincere i campionati serve quello che avevano i miei ragazzi quest'anno. Va bene, allora torneremo a parlarne, torneremo a rivedere anche tutti i gol della giornata, torneremo sul Milan, su quello che è accaduto in questa trentesima di Serie A tra pochissimo, sempre qui, presto in Serie A, resistete un po' e non andate a dormire. Ma guarda, non mi ascolti, ti riguardi, non mi ascolti, ti faccio le battute, non le capisci. Ah, no, e quindi probabilmente sono sbagliata stavo io. Stavo guardando il gol. Hai visto? Giorgio, ti rendi conto con chi devo... Ma sai, per noi ex è sempre bello vedere i gol, le cose, ti riemoziona. Sì, è emozionato così troppo. Conte si mette in discussione. Discutiamone anche qui in studio. Secondo voi è giusto invece mettere in discussione Antonio Conte? Christian, parto da te, so che sei un allenatore, so che è una situazione in cui ci si può trovare, però... Penso che l'allenatore giustamente deve difendere sempre i propri calciatori e metterci la faccia. Ma in questo caso non li ha difesi totalmente, Christian. Lui l'ha fatto, poi dopo ha detto allo stesso tempo che anche loro si devono sentire comunque dispiaciuti almeno per quello che è successo. Ma io penso che ha detto una cosa importante, che lui è stato preso per vincere, lui lo sa e non si nasconde, quindi i complimenti gli vanno fatti per questo, perché non si sta nascondendo dietro un obiettivo che la società gli aveva dato. Tra l'altro lui urla tantissimo, dà indicazioni continue. Tu le dai le indicazioni in campo o sei più silenzioso, Christian? No, sono un po' più silenzioso, però quando mi devo far sentire mi faccio sentire. Magari di meno, però poi... Beh, è giusto, nel momento giusto. Vediamo come si sono fatti sentire Sarri e Inzaghi ieri nelle rispettive partite. Sarà una settimana caldissima, noi ci ritroviamo anche mercoledì per un altro turno di campionato. Grazie Christian, non abbiamo rispettato gli accordi, ti abbiamo trattenuto più va del previsto così. Però grazie davvero per essere stato con noi oggi e in bocca al lupo. Crepi, per la prossima stagione e complimenti soprattutto per quello che ha fatto e per la festa della promozione del Monza. Grazie Ciro, noi ci ritroviamo mercoledì. A mercoledì. Massimo, anche a te grazie ancora. Saluto presto. Graziano Cesari, ciao Graziano. Ciao, anche ciao, con te a mercoledì con Claudio Raimondi, mentre saluto e ringrazio anche Enzo Bucchioni per essere stato con noi. Grazie a tutti voi per averci seguito. Però ci abbiamo ancora il tempo, mi dice Alberto Brandi dalla regia, per far vedere tutto sport. Guardate un po' cosa titola, scudetto in mano con Sarri che ha lo scudetto in mano, che dovrebbe essere sarebbe il nono consecutivo per la Juventus. Chiudiamo così, ci ritroviamo mercoledì 23:45 sempre qui su Italia 1. Buonanotte a tutti. Entra in campo con Team Lega Serie A e Team insieme per la Serie A Team.